Tutti insieme siamo perfetto. Niente, volevo, prima che iniziasse il video, Luisa, volevo far notare che la nostra Arena è diventata prepotente, sta allontanando con braccio Totoro. Ormai vuole tutta lei la scena di sto video. Ok. Secondo me, quella da dove l'ho comprato me lo porterà via. Perché sta povera renna verrà considerata un maltrattamento verso i poveri peluche. Li sta facendo fare di tutto all'inverosimile ormai è il suo giocattolo privato. Comunque, vabbè, tralasciamo la renna, poverina. Mi fai tanta pena. Andiamo avanti con il progetto della settimana. Allora, dato che la decorazione della settimana era tema carpe, ho deciso di fare il segnapagina semplicemente con delle alghe. Quindi ho disegnato l'alga, ho preso un esempio di un'immagine trovata su Google come ho fatto con le carpe e le ho disegnate a matita. Logicamente non mi metto qua a farvi vedere anche il disegno a matita, se no già i miei video durano tanto e li facciamo durare 2 giorni. Per chi volesse, queste tipologie di disegni li trovate anche nella categoria di quelli dei printable free per bambini per farli decorare, sono più grandi. Ve li potete scaricare da lì, li pitturate, oppure vi prendete già l'alga dipinta che la trovate tranquillamente su Google, su Pinterest, dove volete. Io l'ho disegnata e la andremo a decorare in questo modo. Io il lato di qua l'ho già preparato per portarmi avanti perché sennò non riesco. Allora, in questo caso gli ho messo questa stellina che fa parte di questo set di carte della Lidl. Questo qua era un ritaglio che mi era avanzato, c'era la stellina e l'ho messa perché faremo di questo passina pagina una shaker card. Quindi qua dove comunque ho definito con le penne glitter anche la sabbia dopo averla colorata ovviamente con le matite acquarellabili. L'alga gli ho aggiunto questa stellina che stava bene dato che in questo lato comunque non andremo a inserire dentro delle paillette. Le andremo a inserire in questo lato. Siccome anche una delle mie amiche all'incontro creativo mi aveva regalato il sacchettino con dentro già le paillette, ho deciso di usarle. Non so se le metteremo tutte, vediamo, però ho già preparato la parte di partenza con il fuse. Vedete, ho inserito lateralmente un pezzettino di cartoncino azzurro. Dopodiché, noi, una volta che l'avremo pitturata, questa la andremo a mettere a questo livello. E faremo in modo di farla diventare comunque una carta shakerata, quindi le paillette le faccio restare solo in questo lato che noi andiamo a pitturare, però avere dall'altra parte comunque niente non mi piaceva, dato che avevo questo ritaglio con la stellina mi piaceva e quindi almeno un po' di luce comunque anche con le penne glitter si nota, non rimane una cosa piatta. Quindi mettiamo da parte le paillette e iniziamo. Con il fuso contate che sono le prime prove, quindi non è che sia perfetto, però rispetto a un lavoro che voi vedrete più avanti, che ho fatto una specie di travel da viaggio per le ferie, per il programma ferie, l'anno scorso l'avevo fatto in formato A4, no scusate, in formato A5, stampando tutto sui musei, il programma, sui fogli praticamente tipo i quablock, quindi quelli già con i buchi, avevo trasformato il raccoglitore, gli avevo creato le loro cartelline. Quest'anno ho deciso di lasciare perché non avevo proprio tempo di fare un lavoro del genere perché le abbiamo programmate in meno di un mese. Ho deciso di lasciare comunque il formato A4, quindi ho comprato una cartellina portalistino, poi comunque ve la mostro quando l'ho tutta settata, finita, ve la mostro finita e logicamente la carico quando ritorniamo dalle ferie. Cioè la carico in modo che voi la vedrete quando io sono già ritornata. Però tanto per farvi un'idea di come li organizzo, e tutti gli anni li organizzo in un determinato modo, li ho fatte le prime prove e non erano così. Questo già come cucitura è uscita perfetta. L'altro più o meno, anche perché non avevo tanto tempo, quindi mi è uscito un po' storto, però l'abbiamo un po' sistemato. Questo speriamo di andare avanti a farlo dritto. Allora, iniziamo a pitturare l'alga. Quindi io sono andata a scegliere 3 tipologie di verde, anche se prettamente usiamo il verde più scuro e semplicemente iniziamo e coloriamo la nostra alga. Dopodiché noi la andremo ad acquerellare, quindi comunque magari sfumatela in modo che il colore non sia troppo omogeneo, in modo che rimanga una cosa carina. Poi comunque il contorno se non rimane perfetto, sbava, va bene lo stesso. Perché dopo preferisco contornarla con la penna gel che gli dà comunque un pochino di luce.
Quindi io vado avanti, coloro la nostra alga, perché tanto non penso che vi interessa vedere tutto il procedimento di pitturare una foglia, e dopo andiamo avanti ad acquerellare. Ok, la parte dell'alga è finita, io la vado ad acquerellare. Come cambia il colore quando... Allora, volendo si può usare anche il pennello più fine, ce li ho, ma ormai mi sono abituata comunque a usare anche questi, quindi più di tanto a me non mi cambia usare questo, anche perché dopo andando a ridefinire il lavoro con la penna a gel, anche se me lo sbava leggermente, non me lo cambia proprio il discorso. Poi decidete voi come sfumarlo, ovviamente se partite dal colore chiaro al colore scuro rimane più sfumato, se invece partite dal colore più scuro andate leggermente a scurire anche quello più chiaro che avevate fatto. Quindi dopo decidete voi come impostare i colori, perché dopo vedete c'è anche se adesso, anche se voi li mischiate un po', dopo comunque si vanno a definire in modo diverso. È soltanto appunto per dargli un po' di luce in più. Sono bellissimi. Come si è staccato un pelo dal pennello? Non so. Beh, i pennelli si consumano. Dopo lo andremo a togliere. Che bonito si sfuma un po' di questo scuro di più sul chiaro. E dopo decidete voi come preferite la sfumatura. E va via il segno di una matita lì, come se fossero... Adesso lascio asciugare un attimino la nostra alga e dopo vado a fare tutta la parte dell'acqua, anzi prima di fare la parte dell'acqua. Aspettate che tiro fuori i marroni. Facciamo la parte di sabbia dove dopo si va ad appoggiare la nostra alghina, che dopo la vado a ridefinire se riesco a tirarla fuori. C'è un rifiuto psicologico, sarà parente della renna. Ok. Adesso mettiamoli in coda semplicemente. Non gli do un colore, così creiamo la base dove dopo comunque si va ad appoggiare l'alga. Decidete voi quanto grande la volete, quanto volete scurirla. Vado a mischiare un po' i due colori, non mi interessa che sia uniforme perché tanto dopo, essendo che sto facendo sul cartoncino e non su un foglio, posso lasciare anche il pennello un attimino più bagnato e quindi vado, posso bagnarlo leggermente di più che se usassi il foglio. Quindi vado a inserire un po' il colore scuro qua e là, in modo che non mi rimanga proprio un colore troppo uniforme. È più logico che se invece usate delle matite normali dovete per forza sfumarlo subito bene perché sennò si è lasciato un po' troppo bagnato. Vedete che già dà l'idea dell'effetto sabbia. Adesso è il vostro meglio. Ok, vedete che dà l'effetto tipo puntinato, quindi è come già se ci fosse la sabbia. Adesso aspetto che asciughi e faccio la parte azzurra. Ok,
Ok, come vedete io ho colorato e ho acquarellato anche la parte azzurra, non vi ho mostrato tutti i passaggi perché alla fine ognuno comunque dà le sfumature che vuole. Io ho usato di base quattro colori che sono questi, cercando di alternarli un po' in modo comunque di ottenere un effetto non omogeneo. In questo caso sono stata un attimino più leggera, qua mi interessava essere un attimino più incisiva anche perché dopo andremo a mettergli anche il discorso delle paillette, quindi volevo che si notasse un po' di più. Quindi adesso andremo semplicemente a ridefinire la parte della sabbia e io utilizzo di per sé queste due penne gel. Questa è della Osama ed è ancora l'unica, che forse una delle poche che funziona insieme al rosso, perché quella verde l'ho lanciata da qualche parte prima perché c'è la... Vedete, questa della Lidl, guardate quanto l'ho usata, non c'è più il coso. Quella della, se la trovo, non so. Guardatela qua. Cioè, vedete che c'è ancora tutto l'inchiostro dentro, io non so se si nota. Però l'inchiostro va, continua a interrompersi. Questa penna io l'ho lasciata comunque a testa in giù, non le tengo girate al contrario. Le tengo prettamente a testa in giù, tranne magari quando la utilizzo, dopo la vado a rimettere così, ma dopo le giro. Sto penna non scrive e io li ho presi da pochissimi mesi, contando che alcune già non scrivevano dall'inizio. E non sto scherzando dicendovi che è della Osama. Quindi comunque una persona presume che se compra una penna gel di marca dovrebbe funzionare meglio di un set della Lidl, che io quando l'ho comprato l'ho preso perché costava poco, c'erano tanti colori e a me piacevano. Vi assicuro che non valgono niente, cioè me ne saranno rimaste 3 o 4 che scrivono, il verde è morto e dopo lo butto perché non posso avere una penna che non scriva un tubo. Questo marroncino funziona ancora, ma comunque ce l'ho anche della Lidl questo colore, quindi mi è capitato in mano questo, ma dato che scrive lo sto usando. Iniziamo prima con la parte scura. È per quello che io vi ho fatto anche il video comunque dove vi mostro. Io lo vado a puntinare per dare l'idea della sabbia. Quindi non faccio un tratto definito, ma lo faccio tutto a puntini in modo che comunque sia un attimino un effetto più realistico. Dopo voi andate a definire comunque sfumando come preferite la parte più scura. E quello che vi stavo dicendo, quando anche mi è stato richiesto il video delle prove su strada, l'ho fatto volentieri perché secondo me è utile, anche perché comunque sapevo che tutti e due i set erano buoni, era però per rendervi anche voi partecipi della differenza di colori che potevano avere, ma per quello che costano, secondo me, come avevo detto nel video, valeva comunque la pena averli tutti e due perché comunque tipo nel verde, a me avere due o tre verdi mi sarebbe stato comodo. Invece di avere solo il verde scuro, però io le ho usate moltissimo, alcune le ho quasi finite come colorazioni, quindi ne avrei prese comunque due, dato che c'erano le offerte uscite insieme, ho pensato bene di approfittarne. Ma sono veramente ottime per il costo che hanno. Io dopo non discuto che ci saranno anche altre penne che scriveranno bene. Io posso dirvi soltanto che ho provato quelle della Osama e sono una schifezza. E le avevo prese perché mi serviva il rosso, perché nel set dell'anno scorso della Lidl il rosso glitter non c'era. A me mi serviva per fare un lavoretto e quindi avevo visto che le S lunga c'erano e avevo preso quello, ho detto tanto comunque le uso. Invece, mamma mia, che penne. C'è il che mi ha seccato parecchio perché comunque c'è una marca, io dalla Lidl non pretendo comunque dall'Eurospin di avere una qualità, c'è anche quando ho comprato i gessetti, tutto sommato per quello che costano, la qualità è buona. Dopo, giustamente, una ragazza mi ha detto che sono buoni per quello che costano, effettivamente è vero, però ci sono anche più pigmentati se vai comunque in un negozio di belle arti, ma quello è una cosa che logicamente si sa perché è una cosa normale. Se cioè, vai in un negozio di belle arti, comunque sono prodotti apposta e lì si presume che hanno un costo perché valgono. Comunque, come un po' comprare i Carandage, è logico che lo sapevo anch'io che se dall'inizio compravo i Carandage non avrei avuto nessun problema ad acquarellare, anche perché i Carandage li avevo usati a scuola per disegno, quindi li avevo già testati, però capite che per fare delle decorazioni che mi rimangono mai in agenda, a me mi piace comunque avere una grande varietà di colore, mi seccava spendere tutti quei soldi. Quindi su certe marche è logico che vai sul sicuro, però anche questa ragazza ha confermato
che vi assicuro che avevo visto un suo disegno bellissimo, adesso non mi ricordo il nome perché sono dentro talmente in tanti gruppi, però era fatto tutto con i gessetti, sembrava un paesaggio vero, e dopo lì abbiamo parlato di quello che è il discorso e ha detto che comunque sono buoni, soprattutto proprio i tubetti di acquarello, ha detto che quelli sono buonissimi, contate il costo, perché comunque se andate in un negozio di belle arti, quelli che vi costano di meno di gessetti, e lo so perché un'amica li ha comprati, costano, se non mi sbaglio, 12 euro, è quello che ha trovato meno prendendoli, chiedendo quelli meno costosi. Quelli della Lidl, io adesso non mi ricordo se costavano 3 o 4 euro. Io non pensavo ad usarli, infatti non li avevo presi, me li ha presi poi mio marito il sabato, che ce n'erano ancora, perché non pensavo, cioè, di farmene niente. Invece dopo ho iniziato, mi è venuta stomania ad avere tutto colorato. E i gessetti per fare le basi comunque sono molto carini, se non si deve fare un disegno, perché allora se devo disegnare col gessetto non sono capace neanch'io. Io lo uso per fare la base, per l'uso che ne faccio io mi vanno più che bene. Adesso logicamente faccio un po' fatica a scrivere perché il colore nel cartoncino non è perfettamente asciutto, quindi però allora, come vedete, ho ripassato le parti in penna gel. Anzi, dobbiamo ripassare la parte azzurra che me ne sono dimenticata. Ta, 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 ta. Un azzurrino, eccolo qua. Andiamo un po'. Così facciamo notare di più le bollicine. Intanto si sta scaldando il fuse perché sono 10 minuti. Io non ho avuto problemi perché delle mie amiche mi hanno detto che hanno avuto problemi a sigillare. Devono fare la doppia passata. Probabilmente dipenderà anche da che tipo di bustina si usa, presumo. Perché io ho comprato queste qua, non so dirvi perché non c'è scritto che spessore hanno in micron, come c'è scritto per il discorso di quando si comprano quelle anche per plastificare. Purtroppo queste cartellette in micron non ce l'hanno, sono così. Queste va bene, hanno il varco perché sarebbero le bustine per mettere dentro le cose. Io le ho trovate solo così e ho preso queste perché sono andata all'S lunga. Allora, io non uso il suo righellino adesso perché io ho quello piccolo, ho preso quello che era di base, quindi vado a mettere dentro bene il segnapagine. Io mi tengo della carta sotto perché non ho il tappetino da taglio. Pensate che delle mie amiche l'avevano condiviso un link di Amazon dove era in offerta. Io ho detto lo metto nel carrello perché dovevo acquistare una cosa, non una cosa, diverse cose, che con il rimborso che mi era venuto delle matite e di altre cose che gli avevo rimandato indietro, e ho detto mi metterò anche il tappetino da taglio. Il problema è stato che il giorno dopo era aumentato, ma di per sé era aumentato di 2 euro, costava ancora poco. Il problema era che non potevo, come al solito, io di solito me li faccio arrivare in posta. E non potevo perché praticamente, nonostante fosse spedito da Amazon, non poteva essere spedito in posta, ma mi serve che arrivi in posta perché non siamo mai a casa. Aspettate che controllo. Sì, siamo così pronti, confuse. Non siamo mai a casa, ma mi serve che arrivi in posta. Quindi ho lasciato perdere perché ho detto, metti che arriva in ritardo, mi arriva con le ferie. Non mi arrivava con la raccomandata, quindi se dopo non ci sono un tappetino da taglio formato a tre, non mi sembrava proprio il caso. Quindi vediamo, che non voglio neanche sprecare. Ok, come vedete, ho inserito il coso e l'abbiamo sigillato e l'ho tagliato. Io l'ho tagliato con la penna per non star lì a togliere la punta del fuso, perché comunque io, mentre che è caldo, non riesco a toglierla. Se devo spegnerlo, aspettare di nuovo 10 minuti, mi sparo. Quindi, però vedete che comunque le saldature escono perfette. Adesso le andiamo a introdurre un po' di queste paillettes che mi hanno regalato. Anche se c'è un po' di fucsia, non stona.
Non ridere. Non rido. E se voi non lo sapete, forse non so, magari ve l'ho già detto perché soffro di demenza precoce. Mi faccio fare il cagnolino dalla stessa ragazza, da Tania, che mi ha fatto la renna, perché lo sto facendo realizzare per un regalo. E ne voglio uno anch'io perché è veramente molto bello anche il cagnolino. E però logicamente lo facciamo tutto sul fucsia. Lei mi ha già detto che nel cotone di fucsia ci sono tantissimi colori, quindi infatti l'ho già preparata psicologicamente, perché è un lavoro lungo, anche perché fino a che una persona non lavora, logicamente fa solo questo ed è una cosa. Una persona che lavora, dover fare tutto l'uncinetto, è un lavoro lungo. Cosa dici? Sono? Va bene. Direi che queste sono più che sufficienti. Io metto dentro solo questo modello qua, perché volendo ho anche i cuoricini, le stelline, però secondo me sullo sfondo marino queste bastano e avanzano. Adesso cerchiamo di recuperarle. Ok, dato che il video era già molto avanti, ho finito il lavoro senza farvi vedere, tanto non è che c'era tanto da vedere. Ho finito di sigillare praticamente la parte dove c'erano dentro le pagliette. Vi mostro che non escono. Vedete, ho sigillato bene. Poi, comunque, per fare in modo che fosse un segnapagina, avevo già deciso di mettergli un charm. Siccome che li avevo presi apposta a tema marino per l'estate, ho scelto soltanto uno, in modo comunque da averlo come punto di riferimento e per tenerlo fermo, per evitare che mi escano le paillettes. Le paillettes non sarebbero uscite comunque dal buco, però a scanso di equivoci gli abbiamo messo l'occhiello. L'occhiello ho fatto in modo che la parte bella fosse dietro, dato che comunque dietro non ci sono paillettes. La stella comunque carina anche vista da dietro e quindi l'ho messo in questo modo. Davanti, per andare a coprire, perché lo sapete, questi tipi di occhielli quando schiacciate dall'altra parte rimane frastagliato, quindi comunque dovevo coprirlo in qualche modo. Nella parte dietro non aveva senso se gli mettevo una paillette per coprirlo, quindi l'ho fatto qua davanti. Ho scelto una paillette leggermente più grande, quelle che avevo comprato io su AliExpress, e praticamente non ho fatto altro che mettergli il biadesivo e gliel'ho attaccato sopra. In questo modo abbiamo il nostro segnapagina shakerato, e diciamo che per essere il primo esperimento col fuso mi sembra comunque uscito bene, non li avevo mai fatti. Il cartoncino è proprio cartoncino semplicissimo, quelli del pad della Lidl. L'ho abbinato, secondo me, il colore che stava meglio ed era l'azzurro. E in questo modo abbiamo il nostro segnapagina abbinato alla decorazione carpe. Io spero che il nostro primo segnapagina shakerato fatto col fuse vi sia piaciuto. Ciao a tutte e alla Ciao a prossima! tutti.